O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti, i miei samurai a Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Io, come sempre, sono Alessandro e accanto a me, come ogni settimana, troviamo il nostro caro Frank, che ringrazio sempre di essere qua con noi. Frank, oggi parleremo di un argomento molto interessante, che è quello dei funerali in Giappone. Lo vedremo da più punti di vista, più pratici e anche più spirituali. Partiamo dalla prima cosa, so che tu hai avuto in questi giorni purtroppo un momento difficile, che un tuo caro amico purtroppo si è spento, e hai avuto di nuovo nella tua esperienza quello di avvicinarti al funerale. Com'è stato? Com'è il funerale in Giappone? Come ci si approccia praticamente? Ci sono due fasi. Ci sono due fasi. Prima c'è la cremazione e poi con le ossa si fa una cerimonia. Per cui prima descrivo l'una e poi descrivo l'altra. La cerimonia è molto semplice. Ok, comunque partiamo in ordine. Allora, prima le ossa vengono cremate, la cremazione qui è universale. E siamo andati al crematorio di Ochiai, ci hanno fatto entrare in una grande stanza dove c'erano degli addetti, la bara del mio amico ci aspettava. Era aperta, l'abbiamo visto, ci hanno dato dei fiori da mettere nella bara. L'enfasi sembravano volerci far partecipare, era una cosa partecipativa. Per esempio, ci hanno fatto mettere dentro i fiori, hanno insistito che tutti noi toccassimo il coperchio della bara quando l'abbiamo chiusa, in modo che tutti noi chiudessero questa bara e quindi, presumo, simbolicamente facessimo cessare la presenza del morto in questo mondo. E tutto quello che abbiamo fatto è sempre stato su questa base, fatto insieme. Per esempio, più Frank, tardi, ma quando tu dici che loro hanno insistito, loro chi? gli addetti, gli impiegati del crematorio, Ma perché c'era vi sempre. trovavate in una struttura, non so, ospedaliera, non so, ospedaliera quindi, oppure No, 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 è un crematorio. C'è un crematorio. crematorio e basta, poi si deve andare a un tempio buddista annesso per le cerimonie funebri. Ok, tutto questo ovviamente so che si fanno anche di solito de delle offerte prima, o avviene prima, avviene dopo. Abbiamo dato ciascuno una busta con del denaro dentro. Questo quando avviene? Durante la c'è una cerimonia, avviene prima, avviene dopo, un po' come Era funziona? prima, allora prima della si arriva alla spicciolata uno alla volta al crematorio prima dell'avvenuta cremazione e lì ci sono i genitori, i parenti, c'è qualcuno insomma che rappresenta la famiglia del deceduto. E tu tiri fuori una busta comprata appositamente che ha fatta con i suoi crismi, perché i giapponesi sono molto attaccati al rituale. Per Cerimoniosi. esempio, la tale cosa deve essere fatta nel tale modo, avere il tale colore, eccetera, eccetera. Per cui di solito è sempre meglio. Io quando si tratta di fare cose di questo genere mi affido sempre a un giapponese perché semplicemente è meglio. Uno straniero si dimentica sempre di qualche dettaglio. Sì, Comunque, sì. per cui tu dai questa busta e che il tuo contributo va a pagare le spese appunto del funerale. Poi ricevi un regalo tu in cambio della tua partecipazione. Di solito una cosa piccolissima. Ah, ricevere un regalo, mi fai un esempio di che tipo di regali si possono ricevere? Ah, per esempio, io una volta ho ricevuto una bottiglia, un thermos. Si tratta veramente di oggetti di pochissimo valore, è una cosa simbolica. Un thermos, un'altra volta ho avuto un Poggio Ombrelli,
Mi ricorda un po' quei regali che si ricevono, anche molte dinamiche di questa cerimonia, in qualche modo mi ricordano quella del matrimonio, in cui c'è sempre l'offerta. Addirittura in matrimonio di solito ci sono anche le rife, in cui danno Ci proprio sono premi. molti paralleli fra le due cerimonie, in effetti. Tra l'altro, un mio amico tedesco molti anni fa mi aveva detto che in Giappone i funerali sono molto noiosi, no, i matrimoni sono molto noiosi, invece i funerali sono divertenti perché durante la cerimonia si parla male del morto e aveva ragione, è così. Cioè, voglio dire, dopo la cremazione si va al tempio. E dopo il tempio si va a bere, si va a cenare, no? E fra una birra e l'altra si va sempre a finire a casa allegri. Ma si va organizzato dalla famiglia del defunto Sì, oppure? organizzata dalla famiglia del morto che paga tutto. Invece un matrimonio, uno deve partecipare a un matrimonio giapponese per sapere quant'è noioso. Tutti devono fare un discorso e i discorsi sono tutti uguali. Nel momento in cui l'ho conosciuto, ho saputo che era un ragazzo che aveva fatto strada, eccetera, eccetera. E lei, una ragazza magnifica, auguro loro tanta felicità e discorsi. Ore e straore di discorsi di questo genere. Vabbè, comunque, Sì. sì, poi l'hanno messo nell'ascensore che l'ha portato ai forni crematori del piano di sopra. È ritornato dopo un'ora, è venuto un inserviente con un cassetto in metallo che era pieno di ossa. Non so, veramente tante ossa, un numero sorprendente di ossa. No, non ceneri, non c'erano le ceneri. No, non c'erano ceneri, c'erano ossa, frammenti di ossa. I frammenti più grossi dai che sono riuscito a riconoscere sono state le teste dei femori, e quelle che sono molto grandi e quindi non. E poi che hai fatto? È arrivata con questa. Poi abbiamo dovuto trasferire queste ossa simbolicamente, un osso ciascuno, prendendole con i bastoncini, in due di nuovo. Non è una cosa necessaria, chiaramente per aumentare questo lato partecipativo, no? Perché tutti partecipino, perché sia un atto di collaborazione questo. Così abbiamo messo a coppia un osso nell'urna, poi alla fine semplicemente gli inserventi hanno preso e hanno versato il resto delle ossa nell'urna, sì, Ho che capito. poi l'hanno portata al santuario, no, al tempio buddista dove c'è stata la cerimonia. La cerimonia questa volta non c'è stata, perché lui era straniero, ma io ero stato a un funerale di questa stessa famiglia, tra l'altro. Sono stati loro che mi hanno invitato anche l'altra volta. Come non c'è stata? Non, questo è fatto, non capisco il collegamento, che non c'è la cerimonia perché lui è straniero. Questa non la capisco. Perché non c'è la sua famiglia. Cioè, Ma ti non spiego. c'era la moglie, non lo so, la compagna, la figli. Era divorziato. È una storia molto, molto, è una storia molto particolare. Ok, non voglio entrare troppo nel dettaglio di quest'uomo, non ti preoccupare. Comunque, erano divorziati. Lei è stata molto gentile ad occuparsi del suo funerale perché, in senso stretto, non era neanche suo dovere, insomma. Non era dovuto. Comunque, sì, è stata una cosa molto particolare perché io ero l'unico bianco, gli altri erano tutti africani, afroamericani, non so se li hai mai visti i cubani, sono con gente, pezzi di Marcantonio. Sì, ben impostati.
solito. In mezzo c'era questa giapponesina che sarà della mia amica Rio, sarà alta 1,50 m, che parlava in ottimo spagnolo, una situazione surreale. Comunque sì, quando ci sono cerimonie di qualsiasi tipo, è sempre necessario portare modifiche, perché di rado lo straniero ha una famiglia dietro di sé. Di solito in Italia, ma ancora di più in Giappone, una cosa come un matrimonio è un incontro di due famiglie. No? Non si tratta semplicemente di due pimperi che si sposano, sono due famiglie che si incontrano, che si conoscono, però nel caso dello straniero non è mai così. E allora al posto della famiglia si invitano amici, per cui di solito c'è un'orda di stranieri, nessuno dei quali parla giapponese, nessuno dei quali è in grado di intervenire, eccetera, eccetera. E poi ci sono dei giapponesi che guardano con curiosità questi stranieri. Purtroppo questa mancanza di comunicazione è lo standard. Capisco. Ma una curiosità, ritorno un attimo al discorso del dono del denaro. Secondo te, Frank, qual è il rapporto che c'è fra la spiritualità e il denaro? Perché c'è sempre questa donazione? A parte nella pratica, penso che sia una forma di sovvenzionamento per il costo della cerimonia che non sarà piccola né nel caso del matrimonio né nel caso del funerale. Ma Molto se... importante, è un chiarimento molto importante. Ma spiritualmente parlando non saprei, non partecipa, non credo che abbia molto di spirituale questa. Perché comunque da occidentale pensare che qualcuno doni proprio del denaro in una busta, tutti donino del denaro, non lo so perché, ma è un qualcosa che non è comune qua, almeno magari si fa qua un dono, non è il funerale ovviamente. Ma invece il Giappone è normale, i giapponesi sono gente pratica. Sì, questo è... Voglio dire, il denaro è utile e allora si paga. Sempre in un di banconote da 10.000 e sempre in cifre dispari. 1, 3, 5, 7, 9. I numeri impari. Non lo sapevo. Perché i numeri pari sono facilmente divisibili, sono deboli, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle parole che sono proibite ai matrimoni. Probabilmente ci sono anche delle parole che sono proibite anche ai funerali, ma non lo so. Comunque, ai matrimoni le parole proibite si chiamano imikotoba. Imi vuol dire non vuol dire significato, vuol dire maledizione, vuol dire sfortuna. Le imikotoba sono per esempio dividere, rompere, separare e così via. Che giustamente nel contesto del matrimonio possono essere foriere di cattivi auguri, auguri non positivi. Chiarissimo. Se in tutto questo, per curiosità, sono sicuro i samurai si chiedono, ma sai quanto costa un funerale Non ne in avrei idea, Giappone? non la minima idea. Ok. Non posso procurarmi la cifra, ma non No, al no, no, momento no, no, lascia sta. non C'è saprei. tempo, no, no. Non ti informare sui funerali mo adesso. I matrimoni invece so che... Ma penso che costerà pressappoco quanto un matrimonio. Oddio, forse magari... I matrimoni costano qualche milioncino, un milione e mezzo. Difficile sapere. Comunque sta cominciando a piovere, vado a casa e ti richiamo da casa. Samurai, eccoci qua, ritornati. Causa pioggia. In Giappone il nostro caro Frank ha dovuto ritornare in quella che è in casuccia sua. Ma comunque stiamo parlando dei funerali, Frank, e stiamo parlando appunto magari non solo dei costi, ma vorremmo parlare insieme con te anche della parte più magari spirituale, cioè come viene vissuta la morte.
Dai, dai giapponesi, qual è il rapporto secondo te, La secondo la tua esperienza? morte per i giapponesi è qualcosa di molto diverso che per noi. Il punto è che nelle religioni abramitiche, nelle religioni cristiane, il morto se ne va da questo mondo e va in un mondo diverso. Si può essere in disaccordo sui dettagli, ma questa è la visione generale. Dal paradiso non si ritorna, dall'inferno non si ritorna. Non c'è comunicazione, la morte è un'interruzione duratura delle comunicazioni fra le due parti. In Giappone non è così. Quello che si chiama morte è la perdita del corpo, ma l'anima e sopravvive con tutto il suo carattere, il carattere che aveva prima, e in più si ferma, rimane dove era in vita. Per cui tu, quando tuo padre muore, ce l'hai per la casa, in forma spirituale, in forma la sua anima continua a vivere dove viveva prima. Da questo consegue il fatto che tu hai la responsabilità di aiutarlo, di dargli da mangiare e così via, perché senza mani non è in grado di bastare a se stesso. In ogni caso, il defunto rimane un membro attivo della famiglia, del quale bisogna tenere conto, che ha le sue necessità. Per dirti, fino al 1868, fino all'era Meiji, un morto, i diritti di un morto erano sanciti per legge, In che senso? nel senso che il morto aveva delle sue proprietà, aveva diritto alla proprietà, queste proprietà erano protette dalla legge, che la sua presenza era legalmente vincolante, cose di questo genere. C'è un libro in proposito che si chiama Ancestor Worship and Japanese Law, al culto degli antenati, la legge giapponese di Hozumi Nobushige, che è molto interessante, parla di queste cose. Comunque sì, Non sapevo. per cui un morto aveva diritti civili e aveva un suo posto nella famiglia sancito per legge. Per cui non sono morti, ma bisognerebbe chiamarli con il loro nome, sono degli antenati. Certo, quindi l'idea è che loro rimangono ancora in, tra virgolette, vita o quantomeno nella realtà quotidiana della famiglia. E non solo della famiglia, perché se ai tempi era legale, anche del governo, della società, diciamo, rimangono. Sì. Infatti è così, è così. Ma ancora c'è qualcosa del genere? Ovviamente oggi non è più così legalmente, ma ancora c'è secondo te un'eredità di tutto ciò nella società odierna? Ma per dirti, mia moglie sta per prepararsi per trasferire la tomba di suo padre da Shikoku a Tokyo, perché dove è adesso lei non è in grado di lavarla e tenerla in docchio e lei non vuole avere guai. Una domanda, Non so se chiarissimo, però mi sorge una domanda spontanea, e questo ovviamente si rifà un po' al Butsudan. Se il, e quindi, ma se il Butsudan, ne accenneremo fra poco, magari facciamo anche una digressione su cos'è il Butsudan. Anzi, diciamolo subito, Frank, cos'è il Butsudan? Spiegalo tu, che lo spieghi meglio di me. il Butsudan è un mobile in cui vivono gli antenati in casa tua. Ci sono famiglie che ne hanno due. Per E la... esempio, io conosco una famiglia che ne ha due. Ah, perché due? Quello di lui e quello di lei. Questa è un'innovazione, una volta non sarebbe stato possibile, ma adesso ci sono le famiglie in cui c'è il Butsudan della famiglia tua e della famiglia di lei. No, non l'avevo mai sentito. Pensavo fosse unico sempre il Butsudan. No. Ecco, comunque riprendendo quindi adesso il Butsudan, per
c'è necessità di spostare la tomba e quindi non poter avere cura della persona e dello spirito dell'antenato direttamente sul Butsudan, attraverso i Butsudan. Ma guarda, in generale il caos più completo regna nella religione giapponese, perché le contraddizioni non sono vissute come un problema. E, per esempio, questa contraddizione flagrante: se il morto è nella tomba, allora chi è che c'è nel Butsudan? Non ha mai dato fastidio a nessuno. Ma non è questo, cioè io paradossalmente riesco a comprendere che essendo parliamo di uno spirito possa magari anche avere possa anche dividersi in qualche modo, ma la mia, che non vuole essere una critica ovviamente, quello che mi domando è perché se curo l'antenato attraverso il Butsudan, poi devo curarlo anche nella tomba, cioè perché ha bisogno di due diverse vie? Se io curo il Butsudan, immagino, mi sa, penso, immaginavo che in qualche modo vado a curare anche lo spirito, quindi lo spirito riceve le mie cure, quindi non c'è bisogno che vado pure alla tomba. Quindi devo andare in tutte e due. Sì, deve avere cura di tutti e due. Quindi dopo che, per esempio, nel caso del funerale che tu hai visto, queste spoglie, quindi le nuove spoglie, le ceneri, vanno in una tomba generalmente o vengono portate a casa? Dipende, di solito vanno nella tua tomba di famiglia. Ma nel suo caso non c'era la tomba di famiglia. Una tomba in Giappone è sempre una tomba di famiglia, non è una tomba individuale. Per esempio, io ho la fotografia, ho già pubblicato una fotografia della tomba di Kurosawa Akira, però la tomba non è sua, in realtà non è sua, ma è della sua famiglia. Infatti c'è scritto Kurosawa, che è famiglia Kurosawa. Una cosa comunque comune anche in Occidente. Sì, presumo, però, che sia molto. Per esempio, cioè, di solito c'è la tomba di famiglia, e all'interno della tomba di famiglia ci sono i loculi di ciascuna persona. Quindi invece le giare con le ossa sono tutte nello stesso contenitore. Ok. Ah, tutte nello stesso contenitore. Sì, è una tomba di famiglia, nel senso letterale della parola. Quindi si mischiano le ceneri, tra virgolette, quello che è rimasto. No, le giare sono una accanto all'altra, Ah, ok, ho divise. capito, tutto nella stessa giara, ha detto no, perché ogni volta si rabocca. No. Ah, No. ok. Ora comprendo. E immagino che sia. Quindi non saranno grandissime queste tombe rispetto a noi che spesso abbiamo proprio la bara. Ti faccio vedere l'aspetto che hanno. È molto simile, ma l'hai vista la fotografia? Franco, non ti vedo più. L'hai vista la fotografia di oggi, quella di Kurosawa Akira? Sono Sì, molto oggi poi simili. la metterò in sovraimpressione così anche i nostri samurai la potranno vedere. Io sì, l'ho intravista, ma io ho intravisto anche nel passato anche tombe, chiamiamole così, lapidi aziendali, che non ho mai ben compreso. Non so A se sei volte non c'è presente. nulla. Comunque, una cosa importante a proposito del funerale: lo scopo della cerimonia funebre è di trasformare il morto in una forma di kegare, una forma di contaminazione, di importante, e Certo. trasformarlo in un benigno antenato. Una volta che la trasformazione si sia avvenuta, che tu ti sia liberato delle sue spoglie mortali, principalmente, perché questo è il problema, ti sarai liberato di lui nella sua forma terrena, ti rimarrà l'antenato con cui potrai parlare la sera, fargli vedere cose, parlargli dei tuoi problemi, eccetera, eccetera. È una forma di supporto morale molto importante per i giapponesi, e spesso, ne stavo parlando l'altro giorno proprio al funerale con un amico, perché il Butsudan sta sparendo
però veramente trasparente, questo è vero. Però quello che è vero, infatti tutti i giapponesi che conosco pensano che il Butsudan sia in crisi, io però non ne sono sicuro, perché tutti moltissimi lo sostituiscono con qualcosa di fatto in casa. E il punto non è solo il denaro, ma è il fatto che il Butsudan te lo fai da te, è una cosa tua, è una cosa personale. Infatti io ne ho visti diversi, sono molto più, virgolette, belli, perché ci sono Quindi per esempio gli artigianali, infatti, come sono composti questi artigianali? Perché di solito il mobile, di solito è importante il Butsudan, il mobile anche. c'è una tavoletta fatta a forma di biscotto, hai presente i savoiardi? Più o meno quella forma è completamente nella carta di nero. Quella si chiama i hai e è il luogo fisico dove vive il defunto. Ce ne possono essere più di una. Davanti agli hai c'è una fotografia che serve come tramite, perché quando tu parli sempre alla fotografia e si presume che il morto sia di dietro. Infatti tu gli fai bene attenzione che la fotografia sia di fronte, no, che l'oggetto che vuoi far vedere sia di fronte alla fotografia, e gli dici: vedi, questo è il biglietto per le Hawaii, il martedì andiamo in vacanza. Fai vedere all'antenato quello che sta, condividi la tua vita, è una cosa abbastanza molto importante per molti. Per cui c'è la fotografia, c'è gli hai. Poi c'è l'incenso, ci sono un paio di bicchieri con le bevande preferite del morto, ci sono dei biscotti, ci sono cose di questo genere. E molti sono convinti che in effetti i morti mangino. Io ho chiesto a Aki, una mia amica, che se mangiano, se ha mai visto dei morsi. E ho detto: chiaro che non si vedono i morti, sono degli spiriti. No, dice, e loro mangiano lo spirito Del del biscotto. cibo, non il cibo. Mi sembra anche giusto la risposta alla sua logica. Ma in questo rapporto fra chi è vivo e l'antenato, tu mi hai raccontato che c'è non solo del rispetto, ma l'interesse quello di mantenere appunto un legame, che penso sia importante per i giapponesi, ma c'è anche una possibile paura. Nel senso, se non avviene questo, come il caso della tua moglie che si preoccupa, ad esempio, di andare a pulire la tomba, quindi si ha paura che l'antenato si rivolti? Quindi ci può essere anche un antenato maligno, quantomeno qualcosa che tu sappia. Sì, anzi, prima di tutto i morti, i defunti, gli antenati, hanno il carattere che avevano prima, per cui non è che non sono particolarmente onesti, bravi, seri e così via. C'erano dei gaglioffi prima, sono dei gaglioffi adesso. Ma poi, come morti, hanno dei poteri che non avevano prima. I morti, per definizione, hanno dei poteri superiori a quelli dei vivi. Per cui, mettiamo su questo piano, di solito i morti che tu conosci personalmente sono vissuti in modo positivo. Tutti gli altri della tua famiglia vengono vissuti come potenzialmente ostili. I morti delle famiglie diverse dalla tua sono tutti presenze ostili. Tu Addirittura. prova, tu prova per esempio, tu prova per esempio a immaginare una situazione di questo genere. Tu sei a casa tua e nell'aria aleggiano gli spiriti dei tuoi antenati. No? Questi spiriti che aleggiano per casa ti proteggono, sono una ragione per dormire per dormire Sereni. meglio, più sereni, no? Se tu vendi quella casa e la dai a qualcuno, gli stessi spiriti diventano una cosa molto diversa. Ah, quindi sono dei, potremmo chiamare come
facendo un parallelismo, come diventano come degli angeli custodi, quindi che ci proteggano, che assistono chi è ancora in vita, quindi l'antenato ancora in vita, se, ovviamente questo se uno li cura, se si comporta bene, ma nel momento in cui quindi vendo un qualcosa che è mio, vendo una proprietà, ma penso che questo valga anche per gli oggetti, questi sono pregni ancora, possono essere pregni dello spirito di qualcosa, cioè anche l'oggetto. Sì, è così, è così. Io mi collego a questo, in questo periodo i samurai penso che lo sanno, sto facendo una serie dedicata anche a yokai, e bakemono, yurei, un po' a tutto il mondo di mostri e spiriti del Giappone, e sono tanti per esempio quelli che sono legati a storie del genere, non so se è ancora uscito o uscirà uno dedicato a Kosode no Te, non so se conosci questo, era un mostro, che uno, non un mostro, uno yokai, che viveva all'interno di un kimono, era rimasto lì perché la donna era stata uccisa, e lui, la donna era ormai questo spirito, il kimono era diventato questo spirito, quindi che si impregnava della sofferenza data dalla sua uccisione. Quindi, e poi succedeva appunto che lo comprava da un negozio di usato, una donna, eccetera, eccetera, la storia. Quindi, questo si ricollega anche, secondo me, al fatto che anticamente i negozi di usato, la roba usata non era così diffusa come magari sta diventando lentamente oggi. È possibile. No, la roba usata non piace a nessuno. E per esempio io conosco una persona che ha fatto purificare la sua casa prima di uscire e di venderla. Perché chi venisse non potesse usare le sue emanazioni. Magari Capito? Voglio dire. facilitava anche la vendita, forse anche questo, se sapere che era stata purificata, ma no, non lo Può so. darsi. Può darsi. Comunque in ogni caso, sì, ma tra l'altro. Quando torni a casa, dopo essere stato a un funerale, sui due lati della porta ci sono due cucchiaetti di sale che servono per purificarti quando entri, perché tu sei contaminato dal fatto di essere stato un funerale. Il massimo, penso, esempio di Kegare, il funerale, la si è andato a contatto diretto con la morte. Sì, e. Anche per esempio tutti i gesti che si usano durante la cosa, come si chiama? Per esempio prendere in due i bastoncini è un gesto che non si fa assolutamente al di fuori del contesto del funerale, no? Proprio perché è contaminante, no? Mi hai ricordato che uno dei gesti scaramantici del Giappone, e anche diciamo, di bon ton, di buona educazione, è quello di non mettere le bacchette le ohashi, del riso, le bacchette, infilzate Esattamente, sì. perché è legato al funerale. In che modo è funerale? Quando si usa, se c'è un qualcosa del genere, quando avviene? Non lo so io. Ma sì, ai morti si offre del cibo. Non è legato al funerale quanto se tu hai morti di fronte al Butsudan, dai del riso da mangiare e le bacchette le infili nel riso. Ecco perché pensavo fosse qualcosa più legato a una cerimonia, la mia ignoranza questa. No, è sempre la solita storia dei Quindi pure le morti. bacchette do nel Butsudan, proprio li faccio proprio pr pronti per mangiare, cioè, giustamente sono come mangiano. Giusto. Quindi è una spiritualità molto antropomorfa, c'è cioè ancora lo spirito dell'antenato, ha le sembianze e ha bisogno di dinamiche prettamente umane. Ma tu prendi per esempio in considerazione questa descrizione dell'anima. L'anima ha un corpo, cammina, mangia, beve, dorme, va in gabinetto, ha sesso. Se perde un dito, il corpo durante la vita, perde poi un dito anche l'anima. Cioè un'anima molto sostanziosa, molto concreta per essere un'anima.
più che un'anima mi sembra una seconda vita, una vita altra, una vita. una copia del corpo. È così, è così. Ma questo sentire, secondo te, è nato più nel Giappone, ovviamente filo-shintoista, o comunque ha anche un legame col buddismo, che comunque ha dinamiche diverse, Ma teoricamente dovrebbe le due avere. cose convivono insieme, perché da una parte i giapponesi pensano che tutte queste cose che abbiamo visto, ma questo è buddismo. Voglio dire, questo è buddismo, non è shinto. Lo shinto ha cerimonie funebri sue, usate soprattutto dal governo, è il governo quello che ha i funerali shinto di solito. Per esempio i morti nella seconda guerra mondiale di solito vengono seppelliti con rito shinto, perché il shinto in teoria non dovrebbe avere robe come funerali, perché il funerale è contaminante, Sì. Però magari con la purificazione, per purificare. No, ma sì, il problema è che è impensabile una religione senza in qualche modo per trattare il problema dei defunti, altrimenti a cosa servono le Sì, assolutamente sì. Infatti, inizialmente avevo sempre difficoltà a vedere lo shintoismo come una vera e propria religione, o almeno con l'accezione occidentale del termine. Però poi nella Infatti non lo è. però sicuramente è uno strumento per avere dei rapporti con gli spiriti. Diciamo, fa un insieme di riti. Sì, è un modo. Allora, gli spiriti in Giappone sono sovrumani, ma non soprannaturali. La natura è una, il mondo è uno e gli spiriti fanno parte di questo mondo e ne controllano un aspetto. Se l'aspetto che controlla della realtà che controllano a te interessa, per esempio la scuola, non so se per esempio questo spirito ha anche qualcosa a che vedere con gli esami. Allora gli puoi chiedere qualcosa, il favore di dare la promozione al tuo figlio senza che. In altri termini, si tratta di un baratto. Tu dai qualcosa a Dio e lui ti dà qualcosa in cambio. Sì, è uno scambio, è un È vero e uno proprio scambio. scambio. Che poi è il motivo per cui nasce veramente l'antico shintoismo, cioè quello che io ti tengo buono e tu mi dai i campi coltivabili, mi fai piovere per le stagioni. Poi è stato un po' politicizzato, ma sin dai tempi, anche dei tempi Asuka, quando poi è arrivato il buddismo si è mischiato. Comunque, poi magari un giorno faremo uno dedicato proprio allo shintoismo e alla storia, all'evoluzione di questa interessantissima, interessantissima. Chiamiamola comunque religione, perché il termine forse è più vicino a noi occidentali. Dimmi, scusa. Niente, no, dicevo è una religione fatta molto, 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 molto suo, però. Vabbè, lasciamo Beh, la di religione. sicuro mi permetto di dire che è stata fatta a diventare bene religione, è stata comunque ben fatta religione, soprattutto se prendiamo uno shinto più moderno, che è stato Ma ben delineato. la restaurazione Meiji è stata una cosa incredibile, un atto di coraggio, prevedenza, intelligenza incredibile. Nonostante tutti i suoi difetti, è incredibile quello che è stato ottenuto in quei 20 anni. Sì. Parli sempre in ambito spirituale, quantomeno dello shintoismo, parli comunque in generale con una vera e propria rivoluzione sociale. Ma parlo in generale, insomma. Cambiamenti profondissimi, una rivoluzione, veramente è stato un risvoltare come un calzino il Giappone dal punto di vista burocratico, tutto, Sì, in tutto. è vero, è così.
Va bene, Infatti. secondo te ci sono qualche altra cosa, secondo te, di importante da dire riguardo al funerale, qualcosa che i nostri samurai dovrebbero sapere, che magari ci siamo No, dimenticati o abbiamo toccato no, tutto? no, si potrebbe parlare per giornate dei funerali. Il giorno dei morti, questa è una cosa che vale la pena di dire, il giorno dei morti è Obon, durante l'estate, e infatti di solito in Giappone si associano i morti all'estate, non da noi, cioè, è il 2 novembre. Invece qui è il 15 di agosto o di luglio, a seconda delle zone. Comunque, c'è un mio amico inglese che mi ha raccontato la storia. Tutti gli anni sua moglie e la madre di sua moglie si mettono sulla porta, adesso lo fa anche lui, e stanno ad aspettare che torni lo spirito del babbo, morto una quindicina di anni fa. Quando ne sentono la presenza, entrano in casa e lui rimane per 3 giorni. Questo è comunque un sentire particolarmente forte dei tuoi amici, perché comunque non è che è comune, se mi permetto di dire, che le persone rimangono Non fuori ad aspettare. saprei, non credo che sia così raro, però. Non Ok, tutti lo esistono fanno. sicuramente. Come? Esistono sicuramente, anche poi l'Obon è comunque una festa, eh. Sì, infatti. Hai presente quei danzatori di tanka 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 tanka, di Koenji, Sì. l'Awa Odori di Koenji. L'originale è Ashikoku, ma adesso la più famosa è quella di Koenji, che è molto più grande. Io sono stato a tutti e due, è molto più grande quella di Koenji, molto 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 più grande. Comunque, l'Obon ha sempre questa accezione di festosa, no, non è un momento di raccoglimento, per capirsi. È anche un momento magari di raccoglimento, ma c'è anche una linea Le di festa. cerimonie religiose in Giappone non sono mai, cioè sono sempre, hanno sempre questo che di orgiastico, di. È vero, è bellissimo. È interessante, è sempre molto bello. C'è anche quella con mi ricordo sempre la lanterna che si mette nell'acqua, non mi ricordo mai come si chiama, ci ho pure fatto un articolo, ma la memoria mi pecca, la famosa lanterna accesa che poi vengono lasciate nell'acqua che si trasportano. Ah sì, quella com'è la questione? La mia Che si memoria che, è fallace. no, che le, la barchetta che si porta via l'anima. Sì, Ma sì, c'è anche sì. di mezzo un gioco di parole che in questo momento non mi viene La metterò in sovraimpressione appena me lo ricordo. Quindi al momento in cui il video i miei samurai lo staranno vedendo in questo momento, sapranno come si chiama, perché in questo momento non mi sovviene. Una in mente. Tra cosa l'altro che mi dimmi. sto per finire la batteria. Non ti Tra preoccupare, tanto l'altro. abbiamo terminato. E io ovviamente di questa, anche se è stata un po' più movimentata, di questa chiacchierata, io come sempre ti ringrazio. Ringrazio quindi Frank per essere stato qui con noi, ringrazio voi samurai per aver seguito come sempre le nostre chiacchiere, in questo caso riguardo al funerale. Io saluto Frank, gli mando un grosso abbraccio e saluto i samurai che spero vorranno vedere anche sempre nei prossimi video. E vi ricordo di iscrivervi al canale. Alla prossima, Frank. Ciao, ciao a tutti.